Di solito capitava sempre, almeno nella mia famiglia. Sì, nella mia famiglia capitava sempre che quando le nonne preparavano la lasagna c'era una sparizione di queste polpette. Perché durante la preparazione puntualmente io, mio fratello e tutti i nipoti stavamo lì in agguato a, diciamo, a papparci queste polpette che andavano alla loro destinazione, erano le lasagne, puntualmente sparivano. Quindi ci è venuta questa idea. La ricetta è molto semplice, però ha dei punti fermi, che sono la carne di podolica, che usava mia nonna, che è un vitello diciamo, molto noto nelle nostre zone, un po' di origano, sempre di montagna, dell'aglio, del pane, delle uova fresche e poi il pan grattato, fatto sempre rigorosamente in casa. E quindi abbiamo riproposto le polpette puiute. Le polpette della lasagna. Puiuta la lasagna, sono rimaste le polpette. No, ne hanno puiute le polpette, perché là era uno scappa scappa tra nipoti, maniche sì. Sì, sì, sì. Scende chi sale, appeso ai balconi, appeso alle funi, appeso alle scale, che triste Natale. Nella piazza è sparita la gente, vedo le foglie picchiate dal vento, un cane solo felice per niente al contadino. L'acqua non scende, se se se. E per parlare devo chattare, poi stringo i denti, leggo i commenti, quanti lamenti. Senza argomenti, ad una volta della cantina, faccio mattina più umbriaco di prima, brutta nottata non mi appartiene questo progresso, non mi fa bene, aumenta il disagio, peggiora le pene, se se se, se se se. Stanotte ho sognato la cabina telefonica che c'è in paese, rimpiango la macchina di Toni, quei viaggi carboni, amici corroni, di salte spintoni, veraci emozioni, scommate canzoni. Ora non parlo l'utente a sé, come auguri la foto dei fiori, mi sembra fitto anche il dolore, non mi riscalda, nemmeno più il sole, se se se. Ricordo quando ero bambino al palazzo del paesino, il nostro segreto era un ascensore, mettevi 10 lire, diventava una stonata e ci faceva viaggiare. Era tutto normale. Io il comandante, Annibale l'aiutante, già stravolante, un aliante, pronti si parte, e pigiavo il pulsante. Ora mi ritrovo più vecchio e più solo, sul libro di facce e Facebook, senza parole. Meglio da solo che da solo con loro. Meglio da solo che da solo con loro. Allora, stasera abbiamo operato questo, spero, connubio o matrimonio, va, tra la Puglia e la Campania. C'è questo crostone di pane casereccio, di solito lo si fa con un pane meno di un giorno, due giorni, un forno a legno, molto conosciuto qui a San Michele perché fa il pane da 50 anni, quindi con una ricetta antichissima, col criscito, il cosiddetto criscito, lievito madre. E l'abbiamo servito con una burrata, un filetto di alice salata
e un po' di arrivano in montagna del Ravice giovane. Spero vi piaccia. Buon appetito. E noi vado spesso perché buonasera, buonasera. Come assaggiare il vino? Ehi Gaspare, grazie. Sì, non mai. Degustare i vini per valutarne qualità, profumi e sapori non è un'arte inventata dai sommelier dei nostri giorni. Più o meno 700 anni fa, all'inizio del XIV secolo, il bolognese Piero De Crescenzi, autore di un importante trattato di agricoltura, più celebre, dedicò all'argomento considerazioni che si leggono ancora con interesse, anche se si inseriscono in un contesto culturale assai diverso da noi. Per esempio, in quella cultura si dà per scontato il collegamento tra prodotti alimentari e cicli lunari, sensazioni astrali, spirale dei venti, collegamento che peraltro è rimasto nella tradizione contadina. Pensiamo all'influenza attribuita alla luna rispetto al periodo di imbottigliamento del vino. Crescenzi riferisce che gli esperti conoscitori non sono d'accordo su quale sia il momento migliore per effettuare la degustazione. Alcuni amano assaggiare i vini mentre soffiano i venti boreali del nord, perché in tale circostanza sono in tasso, non soggetti a cambiamenti e perciò si valuterebbero meglio. Altri sono dell'idea esattamente opposta, preferiscono assaggiare i vini quando soffia il vento caldo del sud, l'austro che maggiormente muove il vino. E proprio per questo consentirebbero di apprezzare la più intima natura. Altre cose possono essere. È meglio degustare il vino a stomaco vuoto o a stomaco pieno? La sua opinione è chiara per capire. Un vino bisogna non aver mangiato o bevuto troppo, o comunque aver bene smaltito il pranzo. Ma non bisogna neppure essere totalmente digiuni, come noi. Anche se alcuni, come i concittadini bolognesi di Crescenzi, preferiscono così. In ogni caso è indispensabile non aver mangiato cose amare, né insalata né altro, perché il gusto trasmuti, cioè provoca un'alterazione del gusto. Non mancano consigli su come difendersi dagli imbrogli dei venditori. Qui Crescenzi si riferisce soprattutto agli osti. Alcuni, volendo ingannare i compratori, tengono a disposizione una botte nuova, ben immollata, d'ottimo vin vecchio e ben odorato, e vi mettono dentro il vino che vender voglio, per farlo sembrare migliore. Attenzione dunque, e attenzione a quando più maliziosamente ancora danno noci e poi si vuole assaggiare il vino prima di acquistarlo, perché con le noci e il formaggio certissimamente si fa sempre. Ah, ed eccola qua la nostra cara zuppa di castagne, di fagioli e funghi porcini. La facciamo vedere, lo dicevo, come per quanto riguarda la preparazione, usiamo dei fagioli cannellini, un po' di guanciale di montagna, delle castagne sgusciate lessate, la serviamo con un crostone di pane casareccio e un filo di extravergine. Buona continuazione. Grazie. Prenderti o prendermi a schiaffi, l'enigma senza risposta corre tra le vie che il regalo lascia di miratale. Dalle orde feroci del dì di sabato, accorate grida d'aiuto, velate da lingue biforcute e sberleffi degni del peggior sobborgo, segnalano il malcontento di una gioventù bruciata. Sei le mie radici, ma troppo queste ultime sono cresciute. Troppo hanno speso i loro rami, fino ad invadere il cuore stesso, non più ebro di napoletanità. E tu continui a prendermi a calci, come fossimo scolaretti in bisticcio.
ed io continuo ad amarti con gli occhi di sempre. Accoltellato rimarrò nell'animo, ma mai staccherò questa spina. Malata sì, ma ancora un sussulto per potere l'intimo dolore. Forse un giorno, luce riflessa di azzurro, tornerà a risplendere lì dove la storia grida vendetta nei confronti di chi solo immondizia vede in questo purgatorio che paradiso fu. Grazie. Questo non è un'offesa. Ho sempre pensato che quando mezzo in cielo stata, pure la cosa più semplice diventa complicata. Chi ha rotto, tanto per fare un esempio, è un mariotto, ma si è rotto stata, ha fatto peculato. La parola è strelza, parla senza significato, ma vena a dircela, che sei fottuto stata. Quando io capo che si mette a rubare, e approfittando della posizione, la mazzetta si fa papà, si dice che ha fatto avvocato. Concussione. Sembra Mariole, pur che è nato un uomo, ma per tanta gente non è un malamento. È rispettato lo stesso, perché ognuno pensa. Chi non è fesso. Io non ci volevo credere, ma ora tutto mi ci fa pensare. O è coscienza sporca che gli sa che dire, o si è aperta la porta per poter cagnare. Ma la cosa più forte che mi fa ridere pure, vi è mai capitato di non vi senti più solo? E mo lo spiego, una luce forte forte, come una mamma che ha la creatura che attraversa via senza guardare. Come una figlia che mette la coperta o vince via il suo. Sì, sì, sì.